giornata di lavoro. Stamattina 12 macchine con le gomme, cerchi spaccati, solo da stamani, solo per le buche, 12 macchine. È una situazione incredibile, mai avuto tanti problemi così. Asfalto crivellato e strade devastate. Anche ad Arezzo si fanno i conti con l'effetto Burian, l'ondata di maltempo e freddo siberiano che la scorsa settimana ha fatto capolino in tutta la provincia di Arezzo. Buche ce ne sono e abbastanza, andrebbero ripristinate. Ce ne trovate molte? Sì, per quel poco che giro Arezzo sì, molte, molte. L'acqua ha amplificato il tutto perché con l'acqua insomma le buche si allargano, insomma si sentono abbastanza. L'intensa ondata di gelo con temperatura picco, ghiaccio e neve ha infatti inevitabilmente compromesso e rovinato il manto stradale. Ce n'è veramente tante, specialmente qui in Pescaiola penso che non siano nemmeno passati a mettere il sale. Che sopra il cavalcavia qui di Pescaiola, per non parlare delle vie secondarie o terziarie qui accanto ai negozi, insomma non c'è neanche più un marciapiede, insomma, ecco, parlando chiaro. Insomma. Dal centro città alle periferie la situazione non cambia, buche più o meno grandi ovunque. Ogni macchina è in un posto diverso, quindi manco a dire tutti la stessa buca. Ogni macchina ha una zona diversa, dal Mecenate, dal centro affari, da via Calamandrei, tutta Pescaiola, quindi parecchio rovinata. Ecco, anche un costo per il cittadino, quindi. Ha un costo enorme, perché se si pensa a un cerchio rotto che va da 200-300 euro, una gomma rotta, un altro 100 euro per una buca, è dura.